Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi usciranno due video sul fantacalcio, quindi terzini sconsigliati ora e più tardi invece verso le 18 i terzini scommesse. Quindi mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, fate tutto quello che volete, rimanete sempre aggiornati se vi interessa appunto il fantacalcio. Quindi partiamo dai terzini sconsigliati dopo aver analizzato l'altro ieri i terzini top e ieri i terzini buoni. Vi lascerò qui nella playlist tutto quanto per andare a vedere ogni mio tipo di consiglio sui portieri, sui difensori centrali, sui terzini e poi ci sposteremo piano piano sui centrocampisti e gli attaccanti. Quindi i terzini sconsigliati, ragazzi, sono esattamente 6, secondo me, che vanno in qualsiasi modo evitati. Il primo è Mbaye, che è un terzino veramente che non spinge, è un terzino fortemente difensivo, di conseguenza secondo me non è il caso di andarlo a prendere, perché comunque con Gix che spingerà più sulla sinistra, intanto fanno i lavori, comunque con Gix che si sposterà più sulla sinistra ci sarà Baye che invece sarà più difensivo e quindi lascerà darà meno spinte, quindi meno possibilità di bonus, ogni tanto prende anche qualche malus di troppo, quindi io ve lo vado fortemente a sconsigliare. Un altro terzino che vi vado a sconsigliare è il terzino destro del Brescia, che è Sabelli. Spero che lo sostituiranno, non è un terzino secondo me all'altezza, in Serie B ha fatto discretamente ma neanche così bene, quindi non so come in Serie A possano pensare che faccia una gran stagione. In qualsiasi caso io ve lo vado fortemente a sconsigliare, è un terzino che sì, ogni tanto dà qualche spinta, però comunque si parla del Brescia, quando cavolo lo pensate di mettere un giocatore del Brescia? Insomma è difficile, soprattutto in fase difensiva, quindi ve lo vado a sconsigliare. Il terzo nome che vi vado a dare invece è forse un po' sorprendente ed è Asamoah, che ragazzi è il mister zero bonus, è il mister zero bonus, è come Isai, uguale identico, solo che Isai non ve lo sconsiglio perché lo daranno via quest'anno perché c'hanno Di Lorenzo e Marquit, quindi se no ve lo sconsiglio anche lui nonostante giochi nel Napoli, perché sono quei terzini che danno una spinta veramente minima, non danno bonus, anche se giocherà qualche metro più avanti secondo me non giocherà manco titolare, perché io mi auguro, se l'Inter vuol fare le cose per bene, che compri un altro esterno a sinistra, quindi sinceramente non me la sento di consigliarvelo e anzi ve lo vado a sconsigliare perché 0-0-0 bonus. Passiamo a un altro terzino che è Calderoni del Lecce, che è il terzino a sinistra del Lecce. No, stesso discorso di Sabelli, anche l'anno scorso in Serie B non si è dimostrato un terzino della Madonna, non farà secondo me bene quest'anno, in più è del Lecce, assolutamente ve lo vado a sconsigliare e mi ci fermo anche poco. Mentre invece passiamo a un altro terzino, quello del Sassuolo, che è Rogerio, terzino sinistro, anche lui ragazzi fa veramente poca spinta offensiva, l'anno scorso era lui che rimaneva qui indietro per dare più spazio alla spinta di Lirola, che faceva molto molto bene, invece sulla sinistra si spingeva poco, e Rogerio secondo me ragazzi non va preso, cioè nel senso anche lui è uno di quelli un po' come Asamoah, che regala pochissimi bonus e quindi per forza secondo me non va preso, cioè nel senso è ovvio che tutti quelli che vado a sconsigliare è perché danno pochi bonus e danno poca spinta oppure sono delle piccole e non ve lo consiglio, però fondamentalmente è questa la distinzione che vado a fare su quelli che fanno bonus e quelli che non fanno bonus, e Rogerio è un altro di quei terzini che è inutile. Mentre invece l'ultimo nome che vi vado a dare è Faraoni, che giocherà anche lui qualche metro più avanti sulla destra, almeno sembra essere titolare nel Verona. Secondo me perderà il posto perché non si è dimostrato mai all'altezza della Serie A, ci ha provato più volte, giocava nell'Inter, giocava nell'Udinese, non si è mai dimostrato all'altezza, nell'Inter non credo che abbia mai giocato. E quindi ve lo vado fortemente a sconsigliare perché in generale anche qua è un giocatore del Verona e è difficile che il Verona possa permettersi una tale spinta di un esterno che faccia dei bonus, quindi assolutamente io ve lo vado a sconsigliare. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete questa serie continua, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo magari qualche giocatore che volete prendere, qualche giocatore che volete sconsigliare, qualche giocatore che magari volete chiedermi un parere, fatelo qua nei commenti e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.